È stato dedicato al volume Lo spergiuro e il perdono, la conversazione teologica sul tema Perdonare l'imperdonabile, Derrida tra filosofia e teologia, svoltasi sabato 23 novembre nella cappella Ghisilardi del convento di San Domenico, promossa dal Dipartimento di Teologia Sistematica dell'AFTER. A confrontarsi insieme al direttore del Dipartimento organizzatore, Marco Salvioli, sono stati Vittorio Perego, curatore dell'edizione italiana del volume e docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, insieme a Silvano Petrosino, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La sua tesi fondamentale, che tra l'altro è ripresa proprio anche come titolo di questo incontro di oggi qui a Bologna, è proprio che il perdono ha una sua radicalità, a tal punto che secondo Derrida c'è veramente perdono soltanto quando si arriva a perdonare l'imperdonabile, perché perdonare ciò che è perdonabile è in qualche modo qualcosa di scontato, è qualcosa che si può fare, qualcosa di possibile, e invece il perdono arriva anche laddove si ha questa vocazione che lui chiama abramitica, è dentro appunto questa tradizione, è soltanto se arriviamo addirittura a perdonare ciò che non si può perdonare, che non significa che non esiste questa esperienza, significa che questa esperienza fa qualcosa di più del possibile, introduce l'impossibile. E in questi testi Derrida si confronta molto con la tradizione biblica, con la tradizione però anche greca. Il greco conosce il perdono, non lo conosce, si confronta con queste istituzioni. Che senso ha un perdono chiesto da uno Stato? Ha ancora lo stesso valore che ha il perdono chiesto tra due persone? Quindi la valenza religiosa, civile di questa esperienza che è dentro di noi, ma che non possiamo banalizzare. Quindi lo sforzo di questi testi, che veramente sono notevoli, è proprio di attraversare questa figura, questa esperienza, come un'esperienza irriducibile su cui quotidianamente siamo chiamati a confrontarci. È stato uno dei filosofi più importanti della seconda metà del Novecento e soprattutto è stato un filosofo, io uso il termine fecondo, non solo ha scritto molto, ma anche ha sollecitato molte riflessioni, e quindi è proprio una bella iniziativa questa. In particolare il tema di oggi è un grandissimo tema, quello del perdono, e anche qui Derrida è intervenuto negli anni su questo argomento sempre in modo, diciamo, originale, non cadendo in una certa moda apocalittica di fine del soggetto, fine della verità, via dicendo, ma al tempo stesso anche riuscendo ad avere un atteggiamento critico, però fecondamente critico, rispetto a queste parole, perdono, in questo caso perdono, per esempio perdono, dono, ospitalità, eccetera, che sono parole intorno alle quali facilmente si sviluppa e si è sviluppata una retorica.